Ciao, sono Ambra e benvenuta in questo nuovo video che sarà tutto interamente dedicato alle novità di Shein per questa estate 2017, anche perché ho questo mega pacco Lidl qua in attesa che ci aspetta. Come mai questo pacco? Perché qualche giorno fa, totalmente a sorpresa, come fanno spesso i ragazzi dello staff Lidl, mi hanno mandato dei prodotti da provare, nella fattispecie i solari. In questo video però voglio partire dai prodotti che ho comprato ieri io, che fanno parte della limited edition estiva, la Tropical Summer. Quindi direi di iniziare da questa profumatissima e colorata limited edition per l'estate che propone Shein. Vi faccio vedere cosa ho deciso di acquistare, ma soprattutto cosa ho trovato. Ieri sono rimasta un po' delusa perché avrei voluto acquistare anche i prodotti inerenti alla linea make-up o comunque nails, che però erano totalmente assenti dal punto vendita presso cui mi sono recata. Quindi farò altri giri anche perché ho intenzione di provare qualcosina del make-up Shein, soprattutto di questa limited, anche perché con i pochi prodotti che avevo acquistato tempo fa mi sono trovata realmente bene. Prometto che ve ne parlerò anche prestissimo in un video, magari dei prodotti super low cost o vediamo dove inserirli, insomma, ma voglio parlarvene. Vi lascio qua sotto in info box tutti i prezzi perché ho tenuto lo scontrino di questi prodotti e andrò a ricercare anche i prezzi dei solari che invece mi sono stati inviati gratuitamente. Allora, il primo prodotto che ho voluto acquistare è questo barattolone, bellissimo anche il packaging stesso di questo prodotto che sicuramente una volta finito andrò a riutilizzare per altri scopi miei personali. Questo è un burro corpo al mango nella fattispecie, che è la profumazione che ho scelto io. Sapete quanto io sia suscettibile all'argomento packaging? E devo dire che questa grafica di prodotti ha avuto subito una grossa presa su di me. Sarà anche perché ho voglia di estate, questi prodotti e soprattutto le loro fragranze, profumazioni, hanno quel tocco fruttato, esotico, che già mi fa entrare nel mood, contrariamente al tempo che mi riporta nel mood di novembre. Va bene, allora questo burro corpo devo dire che ha un inci niente male. Abbiamo dell'acqua al primo posto, una componente acquosa altissima, olio di glicerina, altri oli, una percentuale alcolica, eccetera. Nel complesso devo dire che è un inci piuttosto consigliato. Il prodotto in sé per sé è abbastanza corposo, proprio ha la consistenza di un vero e proprio burro. E la fragranza mango, non so voi, ma è una delle fragranze che preferisco. D'estate mangio delle quantità di burro corpo prodotti per le gambe davvero impressionanti, perché come forse molti di voi sapranno, soffro di aridità cutanea dal ginocchio in giù in maniera impressionante. Quindi ho esigenza di andare a scrubbare, a idratare moltissimo la pelle. Un prodotto che mi aveva incuriosito molto era il Tits Booster. No, vabbè, il rimpolpante per décolleté. Allora, premesso che non credo nell'efficacia di certi prodotti, credo che determinate cose possano aumentare o comunque rendere più bello, più vigoroso il seno, ma non una cremina. Poi non mi era piaciuto nemmeno particolarmente l'inci e poi diciamolo, cioè non è che ho molto da gonfiare di mio, quindi quella per quanto mi sarebbe interessato andarla a provare per magari recensirvela, farvi vedere se funziona o meno, l'ho lasciata lì. Ho avuto un attimo di giudizio. In compenso ho preso l'anticellulite body lotion, una lozione anticellulite perché, come le più affezionate di voi sapranno, mi trovo realmente molto bene da un anno quasi ormai, con il loro olio anticellulite alla betula della linea Nature, un prodotto che continuo a ricomprare sempre. Noto che comunque mi apporta dei miglioramenti, poi io devo dire che non sono particolarmente costante nell'applicazione, però noto che è un prodotto che fa la differenza soprattutto dal punto di vista estetico superficiale sulla cute. Questa quindi è una lozione corpo anticellulite. Rende la pelle più liscia, migliora l'elasticità, l'aspetto sulle zone problematiche come addome, gambe e glutei. Abbiamo componenti idratanti come ad esempio la glicerina, altri stimolanti come una piccola percentuale di caffeina, vedo che è piccola perché è nei posti finali, una percentuale di dimeticone nei posti sempre finali, quindi la percentuale bassa, che sicuramente va a svolgere un'azione levigante, oltre a dare insomma la texture giusta al prodotto, che aiuta dal punto di vista visivo a convincerci che sta funzionando. Insomma, non è un inci verde, però non è neanche particolarmente drammatico come ho sentito in rete, assolutamente. La texture non mi dispiace, sono abituata all'olio che comunque si assorbe relativamente presto. Ora mi si snellisce il polso.
Però devo dire che una crema di questo tipo, che tra l'altro noto ora per la primissima volta, non va a ungere nemmeno più di tanto e si è già completamente asciugata, è molto più pratica all'uso rispetto a un olio che comunque andava applicato anche con la pelle umida, quindi post doccia. Qua deve sfuggirci uno dei miei soliti aneddoti. Allora, stavo guardando questo prodotto convinta fosse, io ho letto spray on, body lotion non l'ho proprio letta, io sarei arrivata a casa dopo averlo acquistato e avrei fatto così. Meno male che c'era una cliente, una signora che stava facendo la sua spesa, che mi ha detto: no, guarda che è una crema spray, è una lozione corpo in spray. L'ho acquistata nella variante albicocca con aloe vera, rinomata per le proprietà nutritive ed emollienti, ed è una chicca perché è uno spray vero e proprio che si direziona molto bene. Lo andate a stendere, vi lascia questo aroma di pesca che io albicocca adoro particolarmente. Questo è un olio, ovviamente spray, con semi di albicocca, il 10% di aloe vera. E anche questo prodotto abbiamo una percentuale siliconica. Poi veniamo a due peeling che, come vi accennavo prima, in estate, quando devo scosciarmi, tendo tantissimo a rinnovare la pelle, gli strati cellulari morti con un peeling specifico. Ho voluto provare questi, di cui non ho ancora nozione perché andrò a provarli dopo questo video. Vado a fare una bella doccia con questi nuovi prodotti. Ho preso lo shower peeling al Pineapple Paradise, che ha un profumo inebriante di ananas. Ananas, veramente favoloso. Questa è la confezione e l'altro è invece il fresh melon. Il fresh melon sa proprio di anguria, un po' chimica, devo dire la verità, non è proprio il classico profumo di anguria, che poi è veramente delicatissimo, quasi impercettibile. Mi ricorda un lucidalabbra che usavo da ragazzina, appunto all'anguria, che mi faceva impazzire. Non ricordo il brand, ma avevo questo burro labbra, non lucidalabbra, che compravo al tabacchino e mi faceva impazzire. Vi farò sapere come mi trovo con l'azione scrubbante degli stessi. Comunque i microgranuli mi sembrano abbastanza piccoli, fattore che apprezzo. Però mi sembra che la quantità dei microgranuli sia sufficiente a un'azione scrubbante abbastanza intensiva. Poi ho voluto acquistare questo doccia schiuma, questo shower gel with oil pierce. Questo doccia schiuma con perle idratanti. La profumazione che ho scelto è la Icy Mint. Sicuramente questa era una profumazione molto particolare che non avevo riscontrato in altri prodotti per il bagno, insomma, che avevo provato in precedenza. È molto fresca. Un'estrema piacevolezza, non è un prodotto così tanto fresco da risultare stucchevole. Questo doccia schiuma si propone di avere anche degli effetti comunque idratanti, vedo l'incipit della glicerina, insomma, elementi che si prendono cura dell'idratazione della pelle. L'ultimo prodotto che ho voluto acquistare è un Showing Gel, quindi un gel. Vedete che ha un applicatore proprio fatto come la schiuma da barba maschile per la rasatura. Exotic Dream è la variante e ha degli estratti di fiori di ibisco. Questo è un altro prodotto che mi incuriosisce molto, che sicuramente potrà agevolare la rasatura delle parti che andate a trattare con il vostro rasoio, la lama, insomma. Vi faccio vedere invece anche velocemente i prodotti che ho ricevuto da Lidl Italia in un pacchetto a sorpresa, sempre gradito. Poi questa volta ci siamo coordinati bene perché di solito cosa succede? Che andavo a comprarmi le cose e magari la settimana dopo Lidl alla sorpresa mi mandava le stesse cose nel pacco. Felicissime amiche, conoscenti, parenti, eccetera. Però, insomma, mi sono stati inviati dei solari che avrei voluto acquistare per provarli. Non ho mai provato i solari Lidl Sien perché, come sapete, anche l'anno scorso ho avuto dei problemi familiari decisamente gravi che non mi hanno fatto andare al mare nemmeno un giorno. Quest'anno era mia intenzione comprare qualcosa perché ho sempre sentito recensioni positive sui solari Lidl. Comunque, loro mi hanno inviato intanto uno di questi specchietti che sono sempre utili da portare nella vostra borsa mare. Qua abbiamo lo specchio e di qua invece l'immancabile pettinino da spiaggia. Mi hanno inviato una campionatura in full size, ovviamente, di prodotti per l'esposizione solare. Io sono abituata
prima di andare al mare o comunque di anche espormi qua sul mio terrazzo, alla buona, di solito ad acquistare più prodotti con fattori protettivi diversi. Al mare sulla zona gambe, soprattutto nelle prime ore, o comunque quando faccio un'esposizione solare veloce qua a casa, una mezz'oretta davanti a casa, sono solita usare un olio solare che stimoli la bronzatura e che abbia una protezione bassa, di solito una 6. Quindi questa si è rivelata perfetta, è la CN Sun Olio Solare Spray, texture trasparente, bronzatura intensa, protezione bassa, una 6. Resistente all'acqua, rende la pelle luminosa e vellutata, la fragranza in questo caso è la Cocco, che sa subito di estate, mare, abbronzatura. Vediamo se unge. Nemmeno particolarmente. Poi abbiamo Sien Sport spray solare con texture trasparente. Questa è una protezione già alta, è la 30, quella che vado ad applicare sulle zone un po' più critiche durante l'esposizione solare o comunque nei primi soli. Sono molto attenta alle protezioni. Rinfrescante, non unge, si assorbe rapidamente, resistente all'acqua. Protezione alta ed è una 30. Apprezzo tantissimo la concezione di questo spray solare. Come vedete, è uno spray che ricorda quasi un deodorante. In questo sentiamo una bella percentuale alcolica, sentiamo che fa molto più grip sulla pelle proprio grazie alla protezione che le dà la texture più aderente, più compatta. Va quasi a ricordare una pellicola questo spray. Dovrei provarlo su tutto il corpo per vedere se l'azione è fastidiosa o comunque elastica sulla pelle. E poi abbiamo il Sien Sun spray solare, in questo caso per bambini. La bambina qual sarei io? Protezione altissima, è la 50 più, senza profumo, resistente all'acqua anch'esso. Promette una texture leggera, particolarmente adatta ai bambini. E lo spray, anche in questo caso, facilita sicuramente l'utilizzo. La protezione 50, generalmente io vado invece ad applicarla sul viso o nelle parti che sento iniziano a scaldarsi troppo durante un'esposizione solare di ore, magari in spiaggia. Siamo alla fine con gli ultimi due prodotti, sempre regalatomi in questo caso da Lidl. Abbiamo Sien Sun, il gel dopo sole all'aloe vera, 24 ore di idratazione intensa. Questo è un gel lenitivo, rinfrescante, perfetto per la post esposizione solare, insomma quando la pelle si presenta arrossata e comunque stressata dal sole. E questo è sempre un altro spray solare, in questo caso una lozione dopo sole, riduce gli arrossamenti della pelle. Abbiamo Yogurt e Celligent. Lenitiva e rinfrescante. Il Challenged è un complesso antistress, antiossidante. Altri componenti sono il bisabololo, allantoina, il pantenolo, comunque lenitivi, calmanti. E insomma, vedremo di usare tutto questo se l'estate si presenterà un po' più clemente rispetto a ora che vedrete dagli sbalzi della mia fotocamera, il sole continua ad andare e venire. Io spero di avervi tenuto compagnia soprattutto con queste novità Sien Lidl Italia per quanto riguarda l'estate che speriamo arrivi, lo ripeto ancora. Spero di ritrovarmi qua a breve anche con qualche parere con la linea cosmetica, soprattutto spero di poterli trovare in negozio i cosmetici di questa limited edition estiva. E anche per oggi era tutto, io vi mando un grosso bacio, come al solito l'augurio è quello di starmi bene, cercate di starmi bene, ci vediamo alla prossima.